ready, kids? Sì, signor capitano! I can't hear you! Sì, signor capitano! È un po' strano sto capitano, però va benissimo così. Oddio, oddio, è partita la canzone! Ciao Patrick, sei un po' strano. Ti vedo un po' diverso dal solito. Leggermente diverso, non così tanto diverso. Mi sta guardando malissimo, raga, questo. A me fa paura, ma devo stare per forza qui con questo? Ci parla. Ciao. Ma io perché sono qui? Chi sono io? Perché sono qui? Mi hai rapita? Potresti pulire la casa? Ho capito, qua iniziamo già con le richieste. Tu pulisci, tu fai. Ma perché mi vogliono tutti così male? Ogni volta che vado in un gioco ti chiedono di fare qualcosa per forza. Ma questo coso è maligno per forza. Guardate che faccia che c'ha. Ok, diciamo noi, perché non abbiamo un briciolo di personalità. Inizia con il salotto. Ok. Let's set the cardboard to the storage room. Ma poi che voce c'ha? Ma c'è una voce un po' strana, non lo so, mi fa un po'... Mi metto un po' a disagio. Mi fa paura. Ma scusami! No, ma non è inquietante, ragazzi. Tranquilli. Tranquilli, ragazzi. Questa cosa non è affatto inquietante. Proprio per niente. Per niente, proprio per niente. Assolutamente per niente. Prendo le scatole e le porto. E le porto via, va bene? Vado, vado, vado. Raga, mi fa troppo paura. Ma perché mi guarda? Ma che guardi? Ma guarda di là. Guardati la TV. Guarda quanto è bella la TV. Che non c'è nulla. Però, vabbè, guardatela. Vabbè, ma che alza incredibile. Ok, non si stava aprendo la porta per nessuna ragione. Che cos'è? Ma ho sbagliato stanza? No, storage room. Ma che è sto coso? Vabbè, io non... Ah, messo da solo. Manco devo cliccare. Perfetto. Tu sei buono lì, vero? No, perché mi metti già abbastanza ansia così. Non mi devi guardare mentre lavoro, perché io lavoro e tu sei lì senza far niente. Mi metti veramente un'ansia che non ti dico. Senti, non è che potresti fare qualcos'altro? Trovarti un hobby nel frattempo? Non lo so. Tipo non guardarmi? Grazie. Lo apprezzerei moltissimo. Ammazza, oh, ma quante scatole devo mettere qua dentro? 8000 scatole. Ma perché in questi giochi non se ne puoi mai prendere più di una? Non capisco. Che hanno i personaggi che non sanno farsi una pila di scatole? Io non lo so, io non ho parole. Sei buono, eh? Sei buono lì. Io non so perché. Ora mi devi spiegare perché mi guardi male e perché sei qui a fissarmi. Io sto lavorando, tu non stai facendo niente. Tu sei quello che è intorto. Hai finito di pulire? Azzi, me ne mancano tre. Se mi dà il tempo, che poi me lo chiede come se lui non sapesse. In realtà lui mi ha fissato per tutto il tempo, quindi lui sa effettivamente cosa sto facendo. Però va bene. E no, gli diciamo infatti, no, mancano due scatole, quindi attaccati nel senso. Bene, continua a pulire. Io guarderò la TV. Guarda la TV invece di guardare me, che forse è meglio. Vai, vai, vai a guardare la TV, che è più bella di me sicuramente. Guardate come ci va. Guardate come ci va guardando me. Ah, lui in questo momento sta guardando la TV. Mi raccomando, ragazzi, la TV si guarda esattamente così. Prendete appunti, prendete nota, perché così è come si guarda la TV. Io non ho parole. Questo gioco è veramente inquietante. Non è ancora successo niente di che. Tu sei veramente brutto. Cioè, si sono impegnati proprio per farti brutto. Ma poi, cioè, ma metti un canale almeno. È finta la TV. Mi sa che è fatta di sabbia, quindi manco funziona. Però ci sono le candele accese sott'acqua. Ovvio, no? Mi sembra ovvio, chiaro, ovvio. Ovviamente, chiaramente. Oh, abbiamo l'ultima, così lui è contento. Sei contento che questa è l'ultima? Guarda, la vado a mettere e torno subito. Così sei felice e contento. Allora, io ho detto, quando ho finito vengo io da te, non tu da me con questa violenza. Tu la devi smettere, perché sennò mi devi pagare uno psichiatra. Hai capito? Guarda che ti mando il conto, eh. Hai finito di pulire? Ah, ridai, un'altra volta. No, dai, chiedimelo altre 17 volte, che forse è meglio. Dai, chiedimelo altre 15.895 volte. Comunque sì, questa volta ho finito di pulire. Così sei felice e contento. Ok, devo aspettarlo qui. Perché devo aspettarti qui? Ma perché mi dai gli ordini poi? Scusami, ma cosa sono io? Ho capito. Non sono mica quella che si sfrutta. Ti dice, tu sei mico, fai questo. Sei molto calmo. Io ovviamente le ho chiesto, ma c'è qualcos'altro da fare in casa? Perché sono una persona molto gentile e cordiale. E lui mi dice, no, smettila di parlare. Scusami, smetto di parlare e aspetto qui, tranquillo. Non ti chiederò mai più niente. Il resto te lo fai tutto da solo. Ciao ciao. E mi va via guardandomi. Ah, noi lo stalkeriamo in realtà. Non andiamo a dormire. Cioè, a dormire non stiamo lì a aspettarlo. Volevo dire, che c'entra andare a dormire? Ma che dice? Sta parlando con Mr. Crab. Il problema è che non si è capito niente, raga. Niente si è capito. Ma un sottotitolo o qualcosa ce lo potevano anche mettere. Vabbè, diceva tipo, ci vediamo domani. Non lo so, non lo so. Non chiedetemi niente.
niente. Vai nella tua stanza e dormi. Ma raga, io davvero mi devo far comandare veramente da questa faccia d'accesso? Ma seriamente? Sì, perché mi inquieti troppo. Vado a dormire. Dov'è la stanza? No, questo è il bagno. Ma tu mi devi guardare così. Ma poi si staccano i denti. Che succede? Ma chi l'ha fatto sto modello? Che ansia. Allora io vado a letto, tu non mi devi guardare. Io chiudo perché tu sei pericoloso. Bedroom. Questa è la mia bedroom. Io chiudo tutto perché questa arriva mi fissa. Sicuramente nella notte mentre dormo. Oh, che bello il letto di sabbia. Come si dorme? Ah, posso accendere una torcia. Ok, io volevo solo dormire. Oddio, sto dormendo. Ammazza, oh, un po' più forte. Cos'è? Ma è Gary? O non è Gary? È Gary che suona il piffero. E SpongeBob non sta messo molto bene. Ma è un sogno questo? Cioè, sto sognando? Sto sognando, c'ho le visioni astrali. Che succede? Ah, questo si sveglia e dice: io devo andare a parlare con SpongeBob. Ok, ma è qui davanti, sì, dovrebbe essere qui davanti. Perché mi dice di guardare qui davanti. Ho sbagliato stanza, pensavo fosse il bagno. Questo non ho assolutamente visto che c'hai una galera molto inquietante dietro dove torturi la gente. Vado via, va bene? No, non posso. Vabbè, raga, però dai. Ma già mi ha sgamato. Cosa stai facendo qui? Praticamente ho fatto un sogno dove c'era SpongeBob che veniva torturato da te, probabilmente, visto che questa è casa tua. Ma noi gli diciamo semplicemente niente, che forse è anche meglio così. Non entrare qui! Vabbè, scusami, non volevo turbare la tua bellissima persona. Me ne vado. Vai a pulire la cucina. Allora, basta però con queste richieste. Vai a pulire di qua, vai a pulire di qua. Ma perché mi hai preso? Scusami. Non ho capito io. Vado subito. Mi fai troppa paura, quindi vado subito. Mi metti veramente un'ansia incredibile. Oh, la cucina, guarda un po'. Che poi, raga, bruttissime le cose. Cioè, nel senso, c'è con questa scritta verde orribile sopra. Va bene? Va bene, almeno c'è scritto. Così è semplice. Oddio. Io penso che qui sia stato torturato uno SpongeBob selvatico, credo, Però adesso, raga, pensateci, può essere bellissimo, utile per fare, come si chiama? Per lavare i piatti. Questo è molto comodo per lavare i piatti. Ma perché li sto buttando dentro una bacinella d'acqua? Non sto capendo. Che poi una bacinella d'acqua in fondo al mare, perché noi siamo già sott'acqua in teoria, anche se siamo dentro una casa. È tutto molto strano questo gioco, non capisco bene la situazione. Non è che mamma arriva lui. Ma perché mette un po' d'ansia, raga, sto Patrick, che poi si chiama Potrick. Ma si vede che si chiama Potrick, c'è una faccia, madonna. Non lo so. Se vedo un aggeggio del genere a giro scappo. Ma poi è tutto fatto di sabbia, bellissima sta cosa. Sabbia super compatta. Super compatta sabbia. Ma ah! No, vabbè, raga. No, vabbè, raga, questo manco era un jumpscare del gioco. Questo si è tippato qui così. Ma che va? Che è sta musica? Perché la musica 3 ore dopo? Scusatemi. Sto pulendo, sto pulendo. Guarda come sono brava che pulisco. Io pulisco. Io pulisco. Faccio, guarda, faccio le pulizie. Ma mi vuoi dire qualcosa? No, devo pulire la cucina. Ok. Allora, sto pulendo la cucina. Puoi non mettermi ansia, per favore? Che certe cose vanno fatte con cura. E mi fissa. Mi devi fissare costantemente. Cioè, io sto coso me lo sogno stanotte. Forse non avete capito che io stanotte mi sogno sta roba. Ma perché decido di giocare a questi giochi invece di giocare a qualcosa di più tranquillo? Tranquillo, non lo so. Non ho finito. Mi ha tirato un pugno. Ciao SpongeBob. Perché dondola tutto? Ah, ok, stavo dondolando. Gary, stai bene, Gary? Forse non sta bene, Gary. È Squiddy. O non è Squiddy? Oddio, sì, penso sia Squiddy. Qui di mezzo morto. Ok, perfetto. SpongeBob, bella la barba che ti è cresciuta nel frattempo. Da quanto tempo sei qui? Da un po', vedo, Non sono spaventato da te, gli diciamo noi a caso. Che questo sta incatenato, poraccio. Sta messo peggio di noi e gli dobbiamo dire: non mi fai paura. Cosa stai facendo qui? Dice SpongeBob. Vabbè, noi stavamo pulendo la casa, sai com'è? Praticamente ci siamo svegliati qui dentro con un tizio che ci sta praticamente dicendo: fai questo, fai quest'altro. Sì, molto simpatico in effetti. Ah, lui è ben 7 giorni che è qui. E comunque, raga, non si chiama SpongeBob. Lui si chiama SpongeBob. Giustamente, dopo Potrick c'è SpongeBob. Ovvio. Ma che strumori? Ah, c'è Mr. Crab. Ma Mr. Crab perché c'ha gli occhi chiusi? Che poi si chiama Mr. Crops, giustamente. Ma le posso sostalkerare? Ma non ha le braccia! Ma non ha le braccia, Mr. Crab! Ma scusami, le braccia non penso fossero copyright. Forse l'hanno messo per il copyright. Dove vanno? È mezzo rotto, raga. È bucato. Ma un robot. Ma era tipo bucato.
spaventatissimo. Ma ho sentito degli spari o sbaglio? Sangue! Oh oh. SpongeBob, potrebbe esserci un problema. Mi sa che siamo morti. Ma che stanno a dire? Ma stanno a ridere? Ma che stanno a dire, raga? Sono pazzi di tutti, non sto capendo niente. Scusami, mi puoi spiegare che cos'è partita l'animazione? Sono svenuta, perfetto. Certo, dopo aver visto questa scena, svengo. Ah, sono rinvenuta, ok. Dimmi, dimmi, SpongeBob, che mi devi dire? Ah, mi vomita la chiave, grazie, SpongeBob. Sì, sì, SpongeBob, sta facendo tutto il gioco, raga. Io non sto muovendo niente, sto per vomitare se continua a muoversi così. Ma non parla il mio personaggio, fa solo sì, sì, sì con la testa, non ho capito. Vabbè, grazie, SpongeBob, torno a dormire adesso sul pavimento, che è molto comodo, in effetti. Ah, che bella dormita sul pavimento di una galera. Ah, sì. Che succede? Oh, oh, mi sta sparando! È morto! No, perché hai ucciso il tuo amico? Il tuo migliore amico! No, no, io non voglio morire. Perché sono al piffero? Ma quello è il piffero di Gary! Oh, rendi il piffero a Gary! Che sta succedendo? Ma perché lo sto a toccare? Ma poi perché c'è il sangue, raga? La spugna! Le spugne non penso abbiano il sangue. Questo suona il piffero, buonanotte. E certo, vai, suoniamo il piffero, sì! Io mi sono riaddormentata perché, raga, io praticamente, capito? Ogni pochino mi addormento. Però fuggo adesso di galera perché abbiamo la chiave che ci ha vomitato SpongeBob. Che comunque Patrick, detto Potrick, non si è accorto assolutamente che SpongeBob gli ha preso la chiave. Una pistola! Aspetta, posso uccidere Potrick? Posso prenderla? Ok, adesso la pistola. Dov'è Potrick? Guardalo questo morto. Ma poi c'aveva un arto. Non capisco come era costruito. Ciao! Ma sveglio? Ma sveglio, raga? Sveglio? Come sta a dormire? Ma tutto a posto che dormi così storto? Io ti sparo. Come si spara, raga? Oddio, non penso così. Ma io sparo? Raga, sto cliccando tutti i tasti. L'accendino a cosa mi serve esattamente? Non lo so, non lo voglio sapere. Ok, questo è per mettere in pausa. No, la torcia, basta! Ah, raga, era il tasto 1. Io come ci arrivavo che era il tasto 1 se non andavo a guardare su internet? Ti sparo, maledetto! È colpa tua, è colpa tua, è colpa tua! È morto e ora sono al piffero? In paradiso? O all'inferno, insomma? Beh, che dire? Un gioco davvero interessante. Adesso credo che andrò a cavarmi gli occhi. Addio! Che paura! Non me la